Mentre i contagi salgono, la città assiste a scene e assembramenti intollerabili per il momento che si sta vivendo, soprattutto il sabato nel centro storico cittadino. Intollerabili anche per il sindaco Pierluigi Biondi, che qualche giorno fa ha emesso un'ordinanza che vieta di consumare alcolici dalle 18:30 alle 5 del mattino in spazi pubblici. Anche la voce dei commercianti si era levata contro queste situazioni. L'ordinanza blinda la città, sarà valida sino al 19 aprile, salvo proroghe, molto probabile. Le vie e le piazze interessate sono diverse: Corso Emanuele e Corso Federico, i portici, Piazza Battaglione Alpini e Largo Tunisia, Piazza Duomo, Piazza San Marco, Piazza Regina Margherita, Via Garibaldi, Via San Bernardino e tante altre strade tipiche della Movida, ma non solo. I numeri crescono, la frequenza di gente, soprattutto nelle zone della cosiddetta Movida, è altissima. Abbiamo assistito anche a scene che francamente dobbiamo evitarci, ma soprattutto a tutela della salute pubblica, ma anche della possibilità delle attività commerciali, una volta che ci saranno le riaperture, di poterlo fare. Se noi entriamo in zona rossa, come provincia, e già abbiamo visto Avezzano, la Marsica a numeri preoccupanti. Se entriamo in zona rossa come provincia, su indicazione del Ministero della Salute, poi quando tutta l'Abruzzo potrà riaprire, noi saremo costretti a stare chiusi. In città i positivi sono più di 600, tantissimi sono gli isolamenti domiciliari. Il comune in tutto questo ha deciso di non riaprire per ora la residenza Ferrari a San Gregorio, prorogando sino al 20 aprile la chiusura. Questo per il numero di casi emerso, sia tra le suore che negli ospiti della struttura, minorenni e maggiorenni, perché la residenza sia la casa famiglia che la scuola dell'infanzia. La situazione è effettivamente molto difficile, perché anche dall'ospedale i medici lanciano l'appello a osservare comportamenti seri. Le strutture sanitarie sono sotto pressione. Il rischio di zona rossa, se la città continuerà a viaggiare su questi dati, è molto alto, come conferma il sindaco. I dati di questi giorni sono un po' ballerini perché risentono naturalmente di Pasqua, del lunedì dell'Angelo e quindi con una minore attività diagnostica e magari alcuni risultati sono stati caricati tutti insieme. C'è da dire di contro che nell'area L'Aquila non c'è un'elevatissima ospedalizzazione, quindi si immagina anche che questi numeri siano frutti di un'attività di somministrazione di tamponi molto ampie e su focolai localizzati. Detto questo, i numeri sono numeri e quindi bisogna continuare a testare, bisogna continuare naturalmente ad individuare quanti più contagiati possibili, però dobbiamo evitare che questi si propaghino.